E salve a tutti. Parliamo oggi di Fahrenheit 451, il capolavoro di Ray Bradbury, scritto nel 1953. Quindi direi che è stato scritto in piena guerra fredda, quando gli Stati Uniti e la Russia si facevano guerra, quando all'interno degli stessi stati c'era la paura dell'altro, del diverso, del fatto diciamo che ci potessero essere comunisti in Russia, comunisti russi anzi in America, negli Stati Uniti, e viceversa appunto spie americane in Unione Sovietica, quindi si diffidava un po' di tutto e di tutti, di qualsiasi pubblicazione, di qualsiasi opera. Ma vediamo ora nel dettaglio questo tipo di narrazione. Ray Bradbury, famosissimo. È uno scrittore che si vantava di scrivere con una macchina da scrivere a gettoni. Quando finiva il gettone, appunto, poteva concedersi una pausa nelle biblioteche pubbliche. Ma vediamo per bene i personaggi. È una società distopica, ambientata in un imprecisato futuro posteriore al 2022. Vi si descrive una società distopica in cui leggere o possedere libri è considerato un reato, per contrastare il quale è stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di volume. Nel 1966 il libro è stato trasposto in un omonimo film per la regia di François Truffaut, in un omonimo film nel 2018 per la regia di Ramin Brahani. Nel 2004 il libro è stato assegnato il premio Retro Hugo come miglior romanzo, 1954. Vediamo i personaggi, almeno quelli principali. Guy Montag, il protagonista, è un pompiere che presenta il mondo distopico in cui vive, prima attraverso gli occhi di un lavoratore fedele, quale è lui, poi come un uomo in conflitto con il sistema e infine come qualcuno deciso a liberarsene, quindi da fanatico a ribelle. Per la maggior parte del libro Montag manca di conoscenze, crede solo a ciò che sente. Clarice McClellan ispira il cambiamento di Montag, anche se non si riconoscono da molto. Clarice è un personaggio chiave. È una giovane ragazza a un mese dal suo 17° compleanno ed è la vicina di casa di Montag. Clarice è una persona insolita rispetto agli altri che abitano una società edonistica e senza libri. Estroversa, naturalmente allegra, non ortodossa e intuitiva. È impopolare tra i coetanei e non piace agli insegnanti perché è troppo curiosa. Pochi giorni dopo il suo primo incontro con Montag, scompare senza alcuna spiegazione. Mildred, la moglie di Montag, dice a Montag, il capitano Beatty conferma, che Clarice è stata investita da un'auto in corsa e che la sua famiglia si è trasferita dopo la sua morte. Nella postfazione di un'edizione successiva, Bradbury nota che l'adattamento cinematografico ha cambiato il finale in modo che Clarice diciamo, sopravvivesse e vivesse con gli esuli. Bradbury fu lungi dall'essere scontento di questa soluzione, che permetteva a questo personaggio una sua naturale evoluzione. Mildred Millie Montag, la moglie di Guy Montag, è dipendente dai sonniferi, assorbita dai drammi superficiali recitati dalle sue pareti da salotto, televisore a schermo piatto, è indifferente alla società oppressiva che la circonda. È descritta nel libro come magra, come una mantide religiosa a causa della dieta, i suoi capelli bruciati da sostanze chimiche in una cannuccia fragile e la sua carne come pancetta bianca. Nonostante i tentativi del marito di liberarla dall'incantesimo che la società ha su di lei, Mildred continua a essere superficiale e indifferente. Dopo che Montag spaventa i suoi amici leggendo Dover Beach e trovandosi incapace di vivere con qualcuno che ha accumulato libri, Mildred tradisce Montag, denunciandolo ai vigili del fuoco e abbandonandolo, e muore quando la città viene bombardata. Il capitano Beatty è il capo di Montag e il principale antagonista del libro. Un tempo avido lettore, arrivato a odiare i libri a causa del loro contenuto sgradevole, dei fatti e delle opinioni contraddittorie.
Dopo aver costretto Montag a bruciare la propria casa, Montag lo uccide con un lanciafiamme, in una scena scritta anni dopo da Bradbury per la commedia Fahrenheit 451. Beatty invita Montag a casa sua, dove gli mostra pareti di libri lasciati a marcire sui loro scaffali. Faber è un ex professore di inglese, ha passato anni a rimpiangere di non aver difeso i libri quando ha visto le mosse per vietarli. Montag si rivolge a lui per chiedere consiglio, ricordandolo da un incontro casuale in un parco qualche tempo prima. Faber in un primo momento si rifiuta di aiutare Montag e poi si rende conto che Montag sta solo cercando di conoscere i libri, non di distruggerli. Comunica segretamente con Montag attraverso un auricolare elettronico e aiuta Montag a fuggire dalla città. Poi sale su un autobus per St. Louis e fugge lui stesso dalla città prima che venga bombardata. Bradbury nota nella sua postfazione che Faber fa parte del nome di un produttore tedesco di matite, Faber-Castell, a cui lui si è ispirato. È la fine? Direi di no. Tutto continua in questa magia di romanzo che vi invito a leggere con fiducia. Arrivederci, alla prossima!